Vedete, c'è scritto che il Signore Gesù è la via, la verità e la vita. Ringraziamo il Signore per le varie persone che sono venute. È stato letto il Vangelo secondo Matteo dal capitolo 26 riguardo al convitto in Betania e anche il complotto dei sacerdoti contro di lui e il prezzo del tradimento che Giuda Iscariota voleva fare. E questo vaso di alabastro, questo profumo molto costoso che è stato messo sulla testa del Signore Gesù, e i discepoli stessi l'hanno aggredita, diciamo, l'hanno sgridata, e il Signore ha detto: lasciatela fare, mi sta preparando per la sepoltura. E allora ringraziamo il Signore per queste cose e per i vari interventi. Adesso vediamo se c'è qualche intervento. Sappiamo che Giovanni aveva alzato la mano, giusto? Bravissimo. Allora fai pure questa domanda, siamo tutti all'ascolto. Io